Buongiorno, Edu e Forza Napoli. Scusate il ritardo che adesso faccio il video di Sassuolo Napoli, ma sapete, torni tardi da lavoro. Poi la mattina comunque c'hai il tuo da fare in famiglia, quindi andando al lavoro faccio sto video. Quindi sto video lo vedrete stasera. Purtroppo mi faccio come America del fuso orario. Niente, che c'è da dire in questa partita? Che è un vero e proprio schifo. È un vero e proprio schifo, ma non a riguardo, diciamo, come il Napoli ha giocato, perché il Napoli tra alti e bassi, specialmente gli ultimi 20 minuti, ci ha creduto di più, ha cercato di rimontare, ha rimontato pure la partita, ma non si può, non si può prendere 3 gol così, specialmente l'ultimo, noi segniamo all'ultimo a tutto, un coppo calcio e rigore, segniamo, che facciamo fa? Facciamo fa Bacaio Conte, maron, fammi sta zitto, facciamo fa Bacaio Conte, usciamo mezzo campo, ci facciamo la palla, o facciamo trasinaria di rigore nostro, Manolas che fa? A posto di contenerlo, eccetera, oppure di contrastarlo normalmente, tu niente di venire in auto tutto e fai causa calcio di rigore. Ma no, ma che gis, maronna mi, ma com'è possibile? Allora mi ha pigliato 3 gol a 3 scema, per colpi 3 scema, per colpi 3 scema, e sai che procuro calcio di rigore. Anzi, il primo scema è Maximovic, che mi pare proprio frato lo cazzo. E chi l'ha nato veramente che si è andato ai papà a fanculo, si è andato a disintegrare a Indonapola, si è andato ai Isai, ma quello che dico io, quello che dico io, Isai, ma che ci fa in tuo campo? Tu che ci fai? Ma io non ci capito, tu hai visto che Gulam ha fatto una grandissima partita, no? Ha fatto. Impegnalo di nuovo, impegnalo. È vero, non c'hai 90 minuti nel campo, ok, ma sti sai che cazzo fa in tuo campo? Che ci fa in tuo campo sti sai? Guardate, io sto schifato, sto... E poi ancora una volta Gattuso, che mi fai cagna e difesa all'86esimo, quant'è, fa entrare a mano l'ass, quello che effettivamente ha procurato il calcio di rigore, poi ci fa pareggiare partita. Casper, noi a parte siamo stati fortunati, perché Sassuolo ha giocato meglio di noi, che precisamente ha giocato meglio di noi, era più aggressivo di noi. A parte è stato sfortunato con Traversa e Palo e vabbè, poi quello che dici, no? È stato, ma è stato fortunato, ma ha pigliato sta fortuna, che sa anche chi da bieci, ma tu su Gattuso, ma come fai, una da sostituzione, sei un buon finalista difesa, e tu ci hai scassato cazzo, ma io non lo so, ma va fanculo a chi da picciano pure a te, scasso cazzo i campi in difesa, non ci mai visto, e fa all'ultimo a tutti i campi in difesa, quando la squadra già sta, bene o male sta là, niente di meno, non abbiamo fatti dall'aria di cura nostra, e chi lo pur cuoca senza nuzzole le mani l'ass può calci di cura, yeah. Ma per piacere, per piacere, ma non sta mai, ma tu bippo lì mia così ieri, perché tendo a precisare, per chi mi critica che dici sono contro Anzini, no, io non sono contro Anzini, che mi sta sul bip
guest è garantita al 150%, nemmeno 100%. Quando sbaglio io critico, non una volta, ma 10.000 volte, perché indosso quella fascia il vostro capitano, non sarà mai il mio, indosso quella fascia. Però, ieri è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo. Ma poi tu arbitro, io, arbitro, ma che caspita fa? Dopo il 51esimo tiro a giro che fai, ma è nulla, un grande tiro a giro che ha fatto il signorino tiro a giro. E che caspita veramente? Che era lo 50esimo tiro? Angarrato, tu ci vuoi annullo, solo per un tac che bippie, io pure tu, ma ce lo potevi però, assist, rigore, gol, non c'è niente da dire adesso su Insigne, migliore in campo, perché io ci metterei pure la Zirischi. E poi ieri, ecco, queste sono le persone che io voglio vedere. No, che a me piace, perché quello non mi piacerà mai. Queste sono le persone che io voglio vedere. A fine partita, Insigne ha dato il cauce di rabbia e so che, secondo me, e ha fatto bene, stavolta mi ci trovo d'accordissimo con il signorino di Raggiro, mi ci trovo d'accordissimo. È stato un piccolo battibec tra Insigne e Gattuso, forse hanno ritto certi cose. Perché veramente è rotto proprio così. Secondo me quello si sarà legnato. Dici, ma che cazzo mi fai a fare? Sti cagni a difesa! Ho l'86esimo, i cagni a difesa! Ma 86esimo, i cagni a difesa! Bagayoko, chi l'era mai di canutra se? Chi l'era mai di canutra se, Bagayoko? Maron, che partita ha dato ieri. Allora, la partita si era messa male, perché il primo tempo non, diciamo che è un risultato un po' bugiardo, va, perché l'1-1 ci stava bene, poi cioè si calcio di rigore, l'unzallanuto parabutti, sai, calcio di rigore e 2-1 finisce, ma risultato bugiardo. Vabbè. Ma il secondo tempo comunque è stata una partita vivace e è molto emozionante, va, perché alla fine Pierdo va a recupero e poi dall'emozione all'ultimo è tutto, è arrivato schifo, dall'emozione è arrivato schifo. Ma come si fa? Come si fa? E poi Aurizio Savena, io oggi la continuavo a guardare, se non era per Napoli, e se non era per quello che da morte Manolas, la continuavo a guardare perché ho messo molti gol, 2-5 in quella partita, ma vanno a fare 6 gol da quella partita, io. E questa è l'evidenza che quando non devi prendere per dire una giocata non la pigli, non ci sta niente a fare, non ci sta niente a fare. Come l'Atalanta, ho messo 2-4 all'Atalanta, multigol casa, cioè l'Atalanta deve fare da 2-4, niente di meno, l'Atalanta va a fare 5 gol. Io ero che ero un crotone, ok, però che diamine, manneggia miseria. Ecco, vedete, un Napoli niente di meno, 2-5 multigol, chi lo non mai fa, gli hanno fatto 6 gol, diciamo molto tutto. Ma sempre chi lo chiede a morte i Manolas, io voglio, ma come si fa veramente proprio, fuori dal normale. Ci mancavano 30 secondi alla fine. Caspita, venuto a 30 secondi, hanno fatto in dell'aria nostra. Pigliate se, bagaglio chi da morto da chiama. Pigliate se, pallotto non duce, se la boh, ci hanno passati 30 secondi. Guarda proprio,
vergognoso, vergognoso. Tiriamo a venire fino a giugno, che tu levi da Nanzo cazzo, che non serve proprio come allenatore, come uomo, alziamo le mani, ma come allenatore si proprio una chiavaca, ma va a sostituire Achille all'86, ma chi cazzo ha chiamato Achille? Assumano ass, per piacere, è tornato, niente di meno, come appena è tornato a creare all'infortunio, cosa ha fatto danno? Ma fa piacere, ma fa piacere veramente, ma fa buttare proprio lo stomaco, buttò. Comunque abbiamo pareggiato, stiamo là, va, l'Atalanta ha rosicchiato altri due punti, ha miettato due punti da merda, ma che ci stiamo andando bene, ci stiamo andando, ma che ci stiamo andando bene, che di solito abbiamo sempre pigliato noi le palle, ma che ci stiamo andando bene. Che allora hanno pigliato i legni e però per noi abbiamo avuto in vantaggio, guardate, ma che ci stai venendo buono, abbiamo fatto i fiori in merda, mannaggia morta troia, mannaggia, ma come ci fa, come ci fa, vedete, non lo so, io uno dice non ci hanno pigliato con Gattuso, vabbè, errori individuali non da può pigliare con Gattuso, sì, ma all'86esimo tu un difensore non muoce un cagno, non esiste, perché la squadra all'86esimo sta là perché tu all'86esimo stai a 2 a 2, stai, non mi metto difensore, qui il mio discorso, stai 2 a 2 all'86esimo, 86esimo stai 2 a 2, quindi mi riuscite a me, mi spiegate a me tecnicamente che significa un cagno a difesa, che significa? Bah, balla a capire, babbo, ne ha, lasciamo stare, la tantusso cazzo, già mi sembra. Ma quando è che mi faccio 2-3 gioie a chi stanno con moronna mia? Pakistan riesce a fare 2-3 gioie continue, mai, 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 mai una gioia, 3 o 4, non so, babbo vai tu, saluto, veramente su, triste, triste, amareggiato perché non meritiamo, chi stanno proprio, chi stanno proprio. È un anno proprio da archiviare e buttare un due cesse e ne da rumani manca l'ombra, se ne di proprio da fecale, un due lagni e arredi. No, non esiste proprio, non esiste proprio, mi stanno così. Però ho detto, riguardando Insigne, ieri sera alzo le mani, comportamento come a me piace, che si è ingazzata all'ultima tutta, anche il gol, che vuole vincere, accompagna bene, che sia un comportamento che mi piace, sia quasi sempre così, perché io ammetto in uguale, ma no, una volta sì e 10 no, no, io ammetto 10 volte sì e una volta no, avete capito il discorso? Avete capito che bagliarisce? Questo è Domenico Comune, che quando gioca bene, non è che ha giocato malamente, ha giocato buono, no, o se si è giocato malamente, no, questo è Domenico Comune. Quindi, se avete visto il video fino a qua, hashtag Domenico è coerente, avete scritto, ma boh, ma pure questo, un altro nome, Domenico è coerente, se siete d'accordo, e se avete visto il video fino a qua, ma magari capisco che avete visto fino a qua. Vabbè, io vi saluto, amareggiato ma sempre innamorato del Napoli, della maglia. Mertens ieri inesistente, inesistente, ho fatto che l'azione, no? ma niente di che, ve l'ho detto, il migliore in campo è stato il signorino Di Raggiro, che una volta ogni tanto, ogni 50 gol segno Di Raggiro, c'ho un nulla, ma va a fare, vado aspettare un attimo, ciao, voglio e forza no.